Hola a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti e benvenute in un altro mio video. Video dei prodotti finiti del mese di luglio. Allora, questo video che ormai faccio in collaborazione da diversi mesi con la mia adorata Debbie, ma tesoro ti mando un bacio grandissimo, Debbie's Prologue di Deb, il suo canale qui su YouTube, ma chi mi segue lo sa, insomma chi non mi segue lo sa adesso, non faremo il mese, questo video in collaborazione né questo mese né il prossimo mese, per questioni logistiche, perché lei questo mese non aveva tantissimi prodotti non aveva terminato tantissimi prodotti, io avevo l'esigenza invece di fare questo video prima di partire, e poi ad agosto io starò fuori, lei pure penso farà le sue vacanze, comunque non ci sarebbe stata possibilità di fare collaborazione, per cui ci sganciamo un paio di mesi e poi a settembre vedremo se riprendere o meno la collaborazione. Allora, video dei prodotti finiti, eccoci qua. Devo farlo necessariamente prima di partire perché ho una valanga di cose terminate come sempre anche questo mese, quindi estrapoliamo la bustina, la doppia bustina che metto per la sicurezza. Ah, ma non notate nulla alle mie spalle? L'ho cambiata, non ne la facevo più, ho cambiato la tenda, sì, non mi dite nulla, non ne potevo più, l'ho presa bianca, sarà pure brutta, è bianca con questi fiorellini tono su tono, molto stilizzati, guardate, non è proprio il massimo degli sfondi, però almeno è uno sfondo neutro, riesco a non apparire arancione sul viso, vediamo un po' se io la levo. No, non so più chiaro, è la stessa cosa. Insomma, vabbè, l'ho voluta prendere tutta bianca, ho detto sarà pure brutta, però almeno riuscirò a non diventare più verde, arancio, fucsia in faccia. Vabbè, partiamo con i prodottini. Allora, andiamo random, sempre come capita, ragazze. Allora, e ragazzi, ho terminato questa confezione di sali. Sì, di sali. I sali, quelli che ci vorrebbero per me, ragazze, non ce la faccio più, devo partire, sono allo stremo delle forze. Allora. Ho cominciato sempre questi video incasinati, sono sola in casa e quindi dovrei non avere interruzioni questa volta. Ho terminato questo scrub corpo con i sali del Mar Morto, ecco che c'erano i sali, ma erano del Mar Morto, di Bottega Verde. La confezione ovviamente l'ho lavata, si è mantenuto giusto un pochino di prodotto qui al lato e profuma ancora di mare. Guardate, io sono felicissima, contentissima di utilizzare questo prodotto, vedete il sorrisetto, sono contenta, è ottimo, è un ottimo scrub per il corpo, mi scrubba al punto giusto, non è né troppo aggressivo né troppo poco, lascia la pelle vellutata, ma vellutata, scusate, mi levo le scarpe, sarò un po' più bassetta ma sto più fresca. È vellutata, lascia la pelle veramente, sembra una pelle di pesca, mi piace, mi fa stare bene, ecco, quando so che devo fare lo scrub per me è una coccola in più, ve lo straconsiglio, io lo prendo sempre in offerta scontato quando ci sono le offerte da Bottega Verde ed è un prodotto che sicuramente riacquisterò, ha un profumo di mare allucinante, vi deve piacere questa profumazione, io la adoro. Ho terminato una crema mani, ebbene sì, non l'ho tagliata perché non c'è praticamente rimasto nulla, l'ho spremuta fino alla fine. Io per abitudine, tranne in quei giorni proprio di caldo super super torrido, anche l'estate metto un goccino di cremina sulle mani, ce l'ho tutte sul comodino, prima di andare a dormire. È un'abitudine che ho e non riesco proprio a farne a meno, tranne che appunto in situazioni di caldo estremo. Questa era gli sgoccioli all'inizio dell'estate e l'ho terminata. Questa è la crema mani e unghie paraben free con vitamina E e pantenolo che io trovo al mio magico Todis, la Daily Touch, è la linea del Todis. L'unica cosa che non ha sono i parabeni, per il resto insomma, non è che sia un inci perfettissimo. Però vi dico che è una cremina leggera, da riapplicare più volte al giorno durante l'inverno, ma per l'estate è veramente buona perché non lascia le mani appiccicose e collose. E poi ha un profumo incredibile, è profumatissima, ve la straconsiglio soprattutto per il periodo estivo o se non avete particolari esigenze di secchezza delle mani. Devo, no, questo non lo faccio vedere dopo, niente, scusate come non detto, perché c'è una marea di roba. Ho terminato, abbiamo terminato, questo doccia crema aromatica della linea Tesori d'Oriente, Fiore del Dragone. Eccola qui.
Sì, buona la profumazione e voi sapete che la mia profumazione tra tutte quelle che ho provato preferita al momento è quella vaniglia e zenzero del Madagascar. Quella proprio mi piace tantissimo. La profumazione è buona, niente di che, diciamo, sì, deliziosa, buona, ma non persiste sulla pelle, a differenza invece dell'altra che inondava il bagno. Io sono innamorata di quell'altra linea, quindi probabilmente se non avessi utilizzato prima quella, forse questa l'avrei apprezzata di più. Terminato, comunque è un buon bagno schiuma, un buon doccia schiuma. Di questa linea qui ne parlo sempre bene perché di tutte le cose che sto provando, comunque mi sto trovando bene. Poi, terminato un dentifricio, questo è di AZ, AZ 3D Wipe Lux. Questa è l'ultima serie di dentifrici che sono usciti della AZ. In genere non li acquisto mai perché costano un pochino, però mio marito è fissato che vuole avere i denti bianchi. Da ex fumatore, i suoi denti non sono bianchi, così impara a fumare. Scusatemi, ma io purtroppo ho un po' di. Vabbè, sono contro il fumo, a maggior ragione avendo un marito diabetico. Quindi lui adesso ha smesso di fumare e vuole risbiancare i suoi denti. Vabbè, questo dice che rimuove fino al 90% delle macchie superficiali in 7 giorni, reintegra lo smalto con minerali essenziali. Io non ve lo so dire, io l'ho alternato a quelli che uso per le gengive sensibili in questo momento, il Sensodyne. Non so dirvi se abbia trovato giovamento mio marito, ma sicuramente non fanno miracoli. Il colore è un azzurro intenso, eccolo, lo vedete qui, eccolo qui. L'unico difetto di questo dentifricio è che tende a macchiare lo spazzolino. Vedete qui all'inizio, beh, questo è proprio verde, questo è il mio spazzolino da denti. Vedete qui, tende leggermente a macchiare lo spazzolino, però in quanto a freschezza, eccetera, eccetera, insomma, un buon dentifricio. I miei maschiotti di casa hanno terminato il Dove Original. Sapete che il Dove è il loro deodorante per eccellenza, copre le puzze, persiste, eccetera, eccetera. Prendo sempre diverse profumazioni. In questo mese hanno terminato questo, l'originale, diciamo, 48 ore antiperspirant più vitamina E. Non mi ci soffermo più di tanto. Abbiamo terminato questo colluttorio di Equilibra all'aloe con xilitolo, tripla azione, con 30% di succo di aloe vera, delicato gusto menta, senza alcol, senza saccarina e fluoro, senza SLS allergeni, senza parabeni. Con 93% di derivazione naturale, ho detto tutto quello che c'era scritto, ecco qui, e mi è piaciuto davvero tanto questo qui, tende un pochino comunque a far pizzicare un pochino la bocca, però vi dico che rispetto a tante altre ciofeche che ho provato, questo non è stato affatto, non è stato niente male, lascia la bocca delicatamente profumata, e non mi fa uscire lacrime, quindi per me già questo è un ottimo risultato, potrei anche riacquistarlo prossimamente nei prossimi giri. Abbiamo terminato perché noi usiamo tutti lo stesso detergente intimo, il detergente intimo della Sensure, eccolo qui, questo è lenitivo, riequilibrante e delicato, con pH 5, certificato ICEA, eccolo qui. Guardate, mi piace tantissimo, ne ho anche acquistato un altro da tenere di scorta, i prodotti di questa linea Sensure sono ottimi, il profumo è molto delicato, l'unica nota negativa di questo, io sono, sapete che sono sempre cavillosa, l'unica nota negativa di questo prodotto è la consistenza, perché è una formulazione gelosa, diciamo, ma abbastanza liquida e purtroppo avendo questo super mega maxi buco bisogna fare molta attenzione perché il prodotto tende a uscire in maniera veramente copiosa, ma per il resto strapromossissimo, mi piace tantissimo. Ho terminato il tonico della Garnier, della linea Fresh, all'estratto d'uva purificante. Questo è quello rivitalizzante per pelli normali o miste e senza alcol, tonifica e rinfresca la pelle. Eccolo qui. Il tonico è diventato un mio alleato per la detersione del viso sia la mattina che la sera. Lo uso, questo tra l'altro ha una profumazione molto molto buona, mi piace tantissimo, mi è piaciuto tantissimo, mi ha lasciato la pelle, mi dava quella sensazione di freschezza e pulizia che un tonico in genere dovrebbe dare. Mi è piaciuto veramente tanto, non pizzicava proprio perché è senza alcol, non è appiccicoso, per cui è un prodotto che potrei tranquillamente riacquistare. Vi lascio qui l'inci qualora foste interessati. Non sarà sicuramente un prodotto verde, però vi dico che sulla mia pelle è andato benissimo. Terminato un altro spray, questo è il Fresh
famosissimo Zen Deodorant Spray del Todis, 48 ore alla profumazione talco con 0% di alcol, cosa che a noi non interessa più di tanto perché questo è il deodorante che noi utilizziamo per profumare scarpe e piedi, care ragazze. Voi direte, ma che cavolo ci fai? Ma sei matta? Sì, sono matta, ci piace tantissimo perché lascia questo odore di talco ottimo, lo trovo quasi sempre, cioè lo prendo sempre in offerta quando ci sono le offerte al Todis a 99 centesimi, il che capita abbastanza di frequente, ne faccio sempre scorta, non ci manca mai. Ho terminato il mio abituale pacchettino di salviette umidificate. Questo mese sono quelle della Mil Mil, la linea appunto Baby Mil, formula arricchita con aloe vera, camomilla e bisabololo, 72 pezzi e senza parabeni e PEG, eccolo qui, PEG free e paraben free. Eccole qui, mi sono piaciute tanto, la profumazione è molto molto delicata, voi sapete le utilizzo per l'una quando torno dalla passeggiata, per quando mi ricordo, dico sempre che le utilizzo per levare gli swatch, ma tanto non me lo ricordo mai perché li lascio sempre, le tengo in cucina, sul mobiletto, pronte all'utilizzo, quando torno all'una dalla passeggiata. L'unica rottura di scatole di queste salviettine è la chiusura, io di norma preferisco quelle con la, diciamo, la plastichina dura, quelle a scatto, perché rimangono più fresche sicuramente, cioè più fresche, più umidificate, non si seccano, e infatti dopo un pochino tendono a non appiccicare più, a non attaccarsi più, però a parte questo, voglio dire, il prodotto è un prodotto valido. Stavo guardando che ho lo smalto un po' sbeccato, care ragazze, sì, ai, che schifo, stasera lo leviamo subito, mi sono dimenticata di levarlo, abbiate pazienza. Ok, salviettine. Ho terminato questa favolosissima, meravigliosa, me ne avete sentito parlare benissimo, acqua micellare detergente della Garnier, la stra famosa, ormai diventata famosa, acqua micellare detergente della Garnier, questa è nella profumazione, insomma, nella, come si dice, nella cosa classica. Ma perché io mi vedo buia stasera sul viso? Perché mi vedo buia quando buio non è? Scusate, devo fare una prova. Vediamo un po', che mi vedo meno buia così? No, uguale, va bene. Ok, ma sì, qua tutto movimento. Work in progress, ragazze. Allora, maxi formato da 400 ml, questa è quella per pelli sensibili, ecco che volevo dire. Strucca, deterge, lenisce senza risciacquo, senza profumo, senza parabeni, formula ipoallergenica. La adoro, io adoro quest'acqua micellare. Mi piace davvero, davvero tanto. Veramente, strucca qualsiasi cosa. Voi sapete che io per gli occhi uso il bifasico, quello di Drochet, però vi dico che strucca ogni cosa, anche quello che non mettete vi strucca, è veramente ottima, non appiccica, non lascia la pelle, non la secca, è perfetta, per la mia pelle è perfetta, ottima, la riacquisterò sicuramente, io vado sempre a caccia di offerte. Ho terminato, voi direte, ma come ha fatto questa che mette lo smalto due volte l'anno? Ho terminato un solvente, questo è quello della Parisienne, senza acetone e oleoso, questo qui, eccolo qui. L'ho terminato solo perché era rimasto tanto così dall'estate scorsa e avendo ricominciato a mettere lo smalto, l'ho consumato, insomma ne consumo in abbondante quantità io di questi prodotti quando li uso, di questi solventi, e soprattutto ne ho dovuto utilizzare una marea quando ho dovuto togliere lo smalto della super ciofeconda del periodo. Chi non sapesse di che cosa stia parlando, se ha voglia si vada a vedere il video della super ciofeconda del periodo, penso che un quarto di boccetta è andato solo per levare quella schifezza di smalto, 49 centesimi, adesso mi sembra che sia in offerta a 39 centesimi d'acqua e sapone, per me uno vale l'altro, insomma mi sono trovata una volta molto molto bene con quello di Mavala, quello mi era proprio piaciuto tanto, ma c'ha certi prezzi Mavala. Poi abbiamo terminato un altro detergente, pensavo non stesse registri, ho sempre l'ansia da registro. Un detergente per l'igiene intima alla malva, lichene e tea tree oil di Thea Natura. Allora, il prodotto in sé è favoloso, mi è piaciuto, ci è piaciuto tantissimo, tanto.
consistenza giusta, non irrita, è lenitivo, vi lascia, non voglio dire la parte profumata, insomma, però comunque vi lascia quella sensazione di freschezza per diverse ore. La cosa negativa di questo prodotto, indovinate un po' che cosa può essere per Life in Colors la cosa negativa? A puzza, la puzza, 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 ragazze, non si può, non si può, ragazzi, no, non ce la posso fare. Mamma mia, sa praticamente di gomma di automobile, cioè una cosa, sa di quella gomma, avete presente quando andate a cambiare gomma alle macchine, andate dal gommista, ecco la stessa cosa, quell'odore che si sente di quella gomma, di quel... è una cosa vomitevole, signori di Thea Natura, cambiate assolutamente la profumazione di questo, io non so se sia il tea tree oil, se è sta malva li tiene qua, cambiate sta profumazione, perché io non lo riacquisterò più fino a che non cambierà profumazione. Una cosa veramente, a me personalmente, ha dato tanto, tanto, tanto fastidio. Puzza proprio di gommista. No, non lo posso riacquistare, peccato, perché il prodotto è favoloso, favoloso. Ma io con le puzze non ce la posso fare, lo sapete. Allora, abbiamo terminato uno shampoo della linea ultra dolce di Garnier, shampoo ricostituente, tesori di miele, pappa reale, miele e propoli, senza parabeni, con estratti naturali. Mamma mia, quanto amiamo questo shampoo, quanto amiamo questo shampoo, è buonissimo innanzitutto l'odore, ma questi in genere sono tutti buoni, questi della Garnier, ma lascia dei capelli che sono una seta, lascia dei capelli morbidissimi. Questo è lo shampoo preferito di Viviana, mi dice sempre, mamma prendimi quello delle api, prendimi quello delle api, dico sì amore, mamma ti prende quello delle api. Veramente straconsigliato, è buonissimo questo shampoo e credo di averne già uno di scorta nelle mie scorte chilometriche. Poi ho abbiamo terminato comunque questo sapone liquido dei Provenzali alla profumazione magnolia, all'olio di mandorle profumato alla magnolia, prodotto vegetale. Allora, confezione da 300 ml. Tutte le cosine qui dei Provenzali, insomma non vi sto a descrivere perché le conoscete. Dunque, il profumo, scusatemi perché ho sempre questi profumi, il prodotto in sé per sé ci è piaciuto tanto, il problema di questo prodotto è, indovinate un po', sì, la profumazione. Allora, in questo caso non è cattiva la profumazione, ma è troppo, troppo, troppo intensa, ma in una maniera... è stucchevole, stucchevole perché è dolce, si dice di cose dolci, è vomitevole, come devo dirvi, insomma vi dà la nausea, perché è talmente concentrato l'odore di magnolia, l'olio di mandorle non si sente proprio, ma è talmente concentrato l'odore di magnolia che è fastidioso, attacca proprio il naso, cioè è una cosa in cui io poi che sono allergica, amo le cose profumate, ma questo è troppo, cioè non si può, mentre vi lavate le mani, ma e poi è proprio l'odore che è proprio forte, forse è l'odore di magnolia, è come se voi vi metteste sotto una magnolia in fiore e state lì a tirare su col naso, la stessa cosa, la stessa identica cosa, no, decisamente troppo, 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 troppo. Stavo guardando a che livello, nell'inci, dove era la profumazione di magnolia, non riesco manco a vedere, sono pure ciecata. Comunque no, troppo, troppo, troppo profumato, però come, diciamo, come tipo di detergenza buona, fa tanta schiuma, lascia la pelle morbida, ma troppo, troppo profumato. Abbiamo terminato un altro dentifricio, questo è dell'antica erboristeria, un altro di quelli in serie che prendo a peso, meno 99% di crescita batterica, mente e salvia. Questo dovrebbe essere quello verdino o rosa, no, quello verdino, eccolo qua, solito dentifricio, non mi ci sto a soffermare se perde pure i pezzi secchi, vabbè, solito dentifricio. Ne abbiamo terminato, in questo caso io ne ho terminato un altro, che è il dentifricio Sensodyne. Per chi non lo sapesse, io ho problemi di sanguinamento gengive, ho le gengive molto delicate e devo utilizzare prevalentemente dentifrici per gengive delicate. Il mio non plus ultra è il Parodontax, il tanto discusso Parodontax, cattivo, salato, a me va benissimo, non mi dà fastidio, però ho voluto alternarlo a qualche altra cosa, proprio per non far abituare troppo le gengive, e ho deciso di provare la linea Sensodyne. Allora, questo è quello whitening che ripara e protegge. Allora, questo dentifricio qui mi fa lacrimare, pizzica da morire, pizzica ragazze, è una cosa, l'odore è anche buono, il colore è bianco, ma
Pizzica, pizzica, ma peggio di un colluttorio, ma veramente pizzica, una cosa da far infiammare la bocca. E mi dava una sensazione proprio di calore. Quindi io andavo a metterlo sullo spazzolino, come cominciavo a strofinare sulle gengive, sviluppava calore. Quindi dico, cioè, anziché dare una sensazione di sollievo e freschezza, sviluppa calore. Non so, ma anche a voi vi ha fatto questo effetto? Questo qui? Calore, cioè si scaldava proprio lo spazzolino, non lo so di come prendere a fuoco la bocca. Vabbè, comunque, quindi non, questo non mi è piaciuto. Ora ne sto provando un altro, sempre della Sensodyne. Poi ho terminato una confezione di dischetti struccanti, in questo caso, questo mese, sono quelli della Cotoneve. Cotoneve o Cotone? Cotoneve, eccoli qua. 80 dischetti levatrucco, orlati, non si sfaldano e non perdono pelucchi. Mi sono piaciuti abbastanza perché non sono spessissimi, assorbono la giusta quantità di prodotto e vabbè, sempre quelli che io trovo in offerta quando capita. Allora, passiamo a qualche prodottino di make-up. Anzi, no, ho prima due mascherine, due creme qua che sono. No, uno è uno shampoo doccia, scusatemi, ma sto un po' accecata, che questi li ho finiti un po' di tempo fa. Allora, ho terminato questo campioncino di Erbolario. Erbolario, ecco, lo vedete scritto qui perché ho strappato tutto il resto. Shampoo doccia, gli estratti di baobab e caffè verde. Questo è energizzante e tonificante. Costo caldo, ecco, in realtà questo è una linea da uomo, ma mio marito, messo sulla, lì sulla doccia, nella vasca, non lo utilizzava mai. Ho detto: senti, sai che c'è? Lo provo io, così lo recensisco, che se sto aspettando lui, vabbè. E quindi niente, l'ho utilizzato ed è buono, certo, ci ho fatto una doccetta veloce, però la profumazione è delicata, è buona, non mi è dispiaciuto affatto. Questo, appunto, dicevamo che è dell'Erbolario, eccolo qui. Poi ho terminato, ebbene sì, sono riuscita, ho avuto il coraggio di fare una maschera viso questo mese, tranne quelle di sudore, ecco. Ho terminato questa maschera viso prime rughe di Delidea Bio, questa è Alvitis e Melograno, eccola qui. Mi è piaciuta davvero tanto. Io, diciamo, ci si potevano fare anche due applicazioni, un po', diciamo, risicatelle, ho preferito farne una abbondante. A me la maschera piace messa in quantità abbondante sul viso, non mi piace quella, diciamo, quello strato sottilissimo, non so se sia giusto o sbagliato, però fare come faccio io, però mi piace così. Mi è piaciuta e mi ha lasciato la pelle distesa, rilassata, veramente mi è piaciuta tanto tanto. Qui dice prime rughe, io sì, alla fine pure se so vecchietta, insomma, prime rughe, sì, sono alle prime rughe perché ancora. Insomma, l'impalcatura, come dico sempre, tiene ancora un pochino. Vabbè, comunque mi piace, mi è piaciuta questa qui. Ne avevo una confezione sola da provare. Poi qualche prodottino di make-up. Allora, ho terminato il mascara a lunga ciglia con proteine della seta, vitamina E e pesca di Bottega Verde. Spero che riusciate. Dove si legge Bottega Verde? Qua? Guardate, è un po' cancellato, ma fidatevi. Eccolo, dovreste vedere. Bottega Verde. Allora, solito mascara sfigatello di Bottega Verde, questo mi era stato dato in omaggio per una spesa che avevo fatto parecchio tempo fa. Io quando trovo i mascara sfigatelli, piuttosto che cestinarli, buttarli o lasciarli lì, li utilizzo per le ciglia inferiori. Preferisco perché almeno sono contenta che non ho sprecato il prodotto. E ma perché sta luce così stasera? Boh, vabbè. Eccolo qui, scovolino. L'odore, devo dire, che è un odore molto gradevole, molto 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 gradevole, e vabbè, eccolo, insomma, non è rimasto quasi più niente, non scrive praticamente più. E, mi è piaciuto per le ciglia inferiori sicuramente, è un mascara che non comprerei mai perché sulle ciglia superiori non fa assolutamente nulla. Terminato. Ho terminato questo primer occhi, del quale non si legge più assolutamente nulla, ma le Makeup Addicted sanno benissimo, riconoscendo la forma, che questo è il primer di Elf. L'avevo acquistato, avevo fatto un ordine da Elf prima che scomparisse dalla faccia della terra Elf. Avevo fatto questo ordine, anche questo, ecco, non, praticamente non scrive più, eccolo qua. Niente, non esce quasi più niente, è secco il prodotto. Guardate, sapete che io non ho problemi di
di primer, a me bene o male tengono tutti, quando non tiene l'ombretto con un primer sulle mie palpebre vuol dire che proprio il prodotto è una grandissima ciofeca, perché a me tiene tutto. E terminato, senza infamia e senza lodi, io sto avendo una botta di caldo pazzesca, ragazze, scusatemi ma io devo aprire la porta se non muoio, perché ho la finestra accostata e il ventilatore ce l'ho al PC perché sto caricando un altro video, quindi voi capite bene, nel bagno con la finestra a libretto e porta accostata sto praticamente facendo un, mi dovete fare un monumento, ecco, vabbè, si scherza ovviamente. Allora, terminato, sì, insomma, buono, niente di che, sulla mia palpebra faceva comunque tenere tutto. Sono costretta a cestinare purtroppo questo prodotto di Mavala, lo Emolliant, che è una elimina pellicine del contorno dell'unghia, le odiosissime cuticole, le famosissime cuticole dell'unghia. Scusate un attimo, mi sono andata a prendere il ventaglio, scusate ma io ne la posso fare. Allora, sì, bello sto video, stupendo proprio, favoloso. Allora, dicevo, ho terminato, lo so che non lo posso fare il video così, scusate un attimo, mi devo dare una botta di vento, perché sennò non ce la faccio a finire il video, sono rimasti 3 prodotti, eh. Ok, abbiate pazienza, ma mi devo sventolare. Allora, lo emoliante appunto, che è un elimina cuticole eccezionale, favoloso, l'unica cosa è che è un prodotto, questo ce l'ho già da diverso tempo, saranno almeno un minimo, un 3-4 anni che ho questo prodotto, sono andata adesso ad aprirlo per utilizzarlo e puzza. Puzza tantissimo, per cui è andato a male, ne avrò consumato penso purtroppo tanto così. È prodotto abbastanza costoso, però veramente valido per eliminare le cuticole, veramente buono. Adesso io utilizzo un altro sistema, un altro metodo, per cui questo qui era rimasto un po' nel dimenticatoio e sono costretta purtroppo a cestinarlo, ma è un prodotto vecchissimo. Devo buttare, anche se praticamente è terminato, questo top coat di Revlon, non credo che abbia un numero, no, si è anche un pochino cancellata la scritta, comunque fidatevi che è di Revlon, eccolo qui, eccolo, è un top coat favoloso, mi sono trovata benissimo, mi è rimasto, ecco, poco meno di, dove vado sta mano, poco meno di metà, ho ricominciato a utilizzarlo dall'estate scorsa, questo c'era almeno un paio d'anni, ho ricominciato quest'anno a utilizzarlo, non va più, non va, fa i fili, vedete, non so se riuscite a vedere, vedete? È diventato filamentoso, e vedete, proprio fa la colla, eccolo qua, è diventato colloso e non riesco più a stenderlo bene e non mi piace l'effetto che dà, e devo dire che anche l'odore non è che sia proprio, non so se gli smalti possano andare a male, ma l'odore è molto più forte rispetto a quando lo avevo preso. Adesso ne sto utilizzando uno di NYC col quale mi trovo benissimo, NYC sarebbe la New York Color, che mi piace tantissimo, e quindi vabbè, insomma, lo butto e ciccia. E poi sono costretta a cestinare, per fortuna è l'ultimo, perché io odio cestinare le cose, l'ultimo ombrettino che avevo di Astra in crema, questi ovviamente nel colore non lo mettono, non si sa che colore è, comunque era un grigio piombo, antracite era un grigio piombo scuro, che avevo tra l'altro utilizzato anche in discreta quantità, e il problema di questi è che si seccano, questi si seccano, è diventato un pastone unico che, guardate com'è disomogeneo, è andato. Ma puzzare non puzza ancora, però sinceramente ce n'ho talmente tanti che insomma, questo averci, tra l'altro non mi sono mai trovata benissimo perché tendeva comunque ad andare nelle pieghe, e questi ombretti di Astra sono stati un po' un flop, e niente, vede com'è disomogeneo nella stesura, cioè non basta, ha fatto il suo tempo. Ok, i prodotti sono, scusatemi, mi prendo un pezzettino di carta igienica, eccomi qua. Allora, prodotti di luglio terminati, sono finiti, i prodotti finiti sono terminati. La busta è vuota, eccola qui, finalmente abbiamo terminato, c'è sto capello che ogni mese ci va a finire un capello dentro, che fa pure un pochetto schifo. Allora, 28 minuti, non ce la posso fare ragazze, così è, ci metterò 6 ore a caricarlo sto video con la connessione lenta che c'è con sto caldo. Allora, questo mese, il prossimo mese, vi ricordo che non sarà in collaborazione questo video con Deborah,
astrologhi di Deb. Niente, ci rivediamo con questo video al prossimo mese. Io vado, io e il mio ventaglio, perché mi sto a morire dentro a sto bagno. Vi saluto, vi mando il mio bacio super stramega galattico. E ci vediamo al prossimo video, se e qualora vorrete. Bye!